Sono luoghi impregnati di fede, storia e cultura, incastonati in una natura ancora incontaminata e splendida. Sono gli eremi celestiniani, sparsi nelle province di Chieti, Pescara e L'Aquila. Nel XIII secolo ospitarono fra Pietro del Morrone, l'eremita che divenne papa nel 1294 con il nome di Celestino V, meglio noto come il papa del Gran Rifiuto. Un personaggio che ha lasciato profondi segni e grandi legami con il territorio, lasciandoci luoghi di meditazione e testimonianza di una grande religiosità ancorata al territorio, fatta di raccoglimento e privazione tra le rocce e i boschi della Maiella. Questi eremi, Santo Spirito a Maiella, San Bartolomeo in Leggio, San Giovanni all'Orfento, la Madonna dell'Altare, Santa Maria del Morrone, Santo Onofrio del Morrone, Santa Croce del Morrone e Santo Spirito del Morrone, si candidano a diventare patrimonio dell'umanità grazie al documento preliminare approvato oggi dal comitato appositamente costituito e del quale fa parte anche l'arcivescovo di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte. Questi eremi, in realtà fondati 8 secoli fa, continuano una tradizione precedente e parlano ancora oggi. In Europa ci sono 2 luoghi ricchi così intensamente di eremi e di cenobi, sono il Monte Athos in Grecia e la Maiella. Noi dobbiamo essere consapevoli che questo non è senza significato e ha straordinarie ricadute anche nell'oggi, per esempio nella valorizzazione anche turistica e ambientale del nostro Abruzzo. Monsignor Forte ha quindi ricordato la figura straordinaria di Celestino. Celestino è una figura straordinaria che parla agli uomini e alle donne di oggi non solo come testimone di Dio, ma anche come testimone di libertà interiore, come straordinario cercatore della bellezza nei luoghi della straordinaria incontaminata natura dell'Abruzzo, unendo natura e cultura, storia e ambiente in una sintesi che aiuta a costruire una migliore qualità della vita per tutti, a partire dal fondamento profondo che è il riferimento a Dio.